il più presto possibile da questa situazione. Questo mi viene da dire, le prime parole, sono contento della vittoria perché abbiamo vinto secondo me su un campo difficile. Venivamo da una sconfitta domenica in casa immeritata, orrende. Abbiamo perso al 96esimo in 9 uomini. Oggi credo che la squadra ha dimostrato di essere viva e di conquistare questa vittoria che secondo me è una vittoria che vale 6 punti. Sembra, secondo me avete tenuto più possesso palla, avete giocato anche meglio, state bravo parecchie occasioni, qualche occasione forse in più sotto porta. Ma il Sorrento, Meritata la vittoria, poi in discussione. ma io ho detto prima, il Sorrento è una squadra giovane e purtroppo, come leggevo sui giornali, ha avuto dei piccoli problemini societari, però purtroppo adesso in questo momento spero che li abbia risolti e che possa andare avanti nel miglior modo possibile e possa finire la stagione nel miglior modo possibile. La differenza forse l'hanno fatta gli attaccanti, probabilmente. Ma gli attaccanti, io ho detto sempre, in Serie D la cosa fondamentale è la difesa e l'attacco, secondo me sono le due forze maggiori in una squadra. Se c'è una buona difesa, un buon attacco, prima o poi il gol lo fai, perché prima non prendere il gol e poi farlo, prima difendere e poi farlo. In un frangente di gara abbiamo anche rischiato di andare sopra. Un colpo di testa di Maiella che il portiere ha fatto un'ottima parata, perciò ha detto ha avuto le sue occasioni strane, però che hai detto di più la palla, si è giocata anche meglio, possesso palla sì, possesso palla sì, pure più squadra, mancavano anche due giocatori, a me mancavano due giocatori, un difensore e un centrocampista, mancava Caci e mancava Peluso. Peluso un difensore e Caci un centrocampista. E senza voglia di togliere i suoi media.